Da ragazzo, Theodore, sedevi per lunghe ore sulla riva del torbido Spoon, con gli occhi profondi, fissi sulla tana del gambero, aspettando che uscisse spingendo la testa. Prima le antenne, ondeggianti come fili di fieno, poi il corpo, colorato come steatite, gemmato come occhi di giada. E ti chiedevi, come rapito, cosa sapeva, cosa desiderava e perché mai vivesse. Più tardi guardasti uomini e donne, nascosti nelle tane del destino, fra grandi città, osservando le loro anime uscire, così da poter vedere come vivevano. E per che cosa? E perché s'affannassero così in faccende lungo la distesa di sabbia dove l'acqua vien meno quando l'estate declina?